A volte l'innovazione si può trovare anche in una scarpa di impostazione tradizionale ma con un grandissimo equilibrio. È il caso delle Brooks Transcend 4. Equilibrio, dicevo, perché la scarpa unisce tutta una serie di tecnologie che abbiamo già visto in casa Brooks, ma integrandole in maniera estremamente armoniosa. Perché quando corri, fondamentalmente, tu cerchi da una scarpa tre cose. Uno, di non sentirla, cioè che la scarpa non sia un pensiero mentre corri, deve fare il suo lavoro e deve supportarti nella corsa. Supporto, appunto, quindi protezione, quindi deve aiutare il piede a stare nella posizione corretta mentre si corre. E poi che sia una scarpa che non ti fa sentire la corsa il giorno successivo, quindi che la tomaia sia comoda e che le eventuali frizioni non ti causino vesciche o fastidi al piede. E poi soprattutto che il piede non si affatichi mai da dover soffrire anche i giorni successivi. Ecco, equilibrio, appunto, un equilibrio dato da un'intersuola, che è l'intersuola in DNA di Brooks, che in questo caso si chiama Super DNA, e una tomaia estremamente traspirante, con sopra applicati i supporti, gli elementi di supporto per il piede, e una conchiglia al tallone, che è il vero punto di forza di questa scarpa, perché tiene il piede saldamente ancorato alla scarpa, evitandogli ovviamente di ballare, ma non solo, evitandogli di uscire dalla posizione corretta. E questa è una cosa, secondo me, importantissima, esattamente come è importante, appunto, l'equilibrio. Quindi che questi tre elementi, questi quattro elementi si fondano insieme nella maniera perfetta per darti una scarpa che è innovativa nel suo equilibrio. Il comportamento della scarpa è molto sincero, varia in base alla tua andatura, ovviamente, come tutte le intersuole DNA. Quindi se vai piano è molto ammortizzato, se vai veloce diventa una scarpa molto 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 reattiva. La cosa che mi ha stupito di più è che, pur se da slacciata, diciamo, quindi quando te la tieni in mano, la scarpa sembra non flettersi moltissimo, in realtà al piede ha un comportamento dinamico nella rullata davvero molto interessante, perché tu non senti nessuna opposizione all'atto di rullata, anzi senti un aumento della spinta dato dall'intersuola in DNA. Spinta che arriva in fase di stacco, con grande ammortizzazione però in fase di appoggio. Si integra, appunto, questa intersuola con una tomaia che sembra fatta apposta, perché è molto flessibile, perché accompagna il movimento del piede, e i supporti che sono applicati sulla tomaia stringono la parte mediale del piede in modo da mantenerlo sempre nella posizione corretta, coadiuvando il lavoro che già fa la conchiglia al tallone. Che uso si può fare di questa scarpa? Questa è veramente una scarpa mille usi. La puoi usare in pista perché è una scarpa veloce, chiaramente non se pesi 55 kg, in quei casi magari vai su e fai 3 al chilometro, in quel caso vai su una scarpa un pochettino più specifica. Però è una scarpa che va benissimo da usare in pista, per i lavori veloci, per i lunghi, per i lunghissimi e per le gare, fino anche alle maratone. Quindi le Brooks Transcend 4 sono delle scarpe che ti accompagnano dal primo allenamento di una tabella fino alla tua maratona, tranquillamente, senza dover cambiare modello. Direi che è tutto, spero di averti dato un'idea di come funziona questa scarpa, di com'è, e complimenti Brooks perché avete fatto davvero un ottimo lavoro. Noi ci vediamo per la prossima recensione. Alla prossima, ciao!